Ok. Buon pomeriggio, siamo alla sessione 3, intorno al mondo, ossia alrededor del mondo. Sì? Iniziamo con vedere alcuni paesi in italiano. Va bene? Per esempio abbiamo Perù, Perù è il nostro amato Perù. Poi abbiamo Regno Unito, Regno Unito, cosa sarà Regno Unito? Reino Unidos. Stati Uniti, Estados Unidos. Giappone, Molto bene. Giappone, cosa sarà Giappone? Molto bene, Giappone e Capone. Cina, Cina. E la Cinecittà, Cina, ok, Cina. Spagna. Spagna, Brasile. Brasil, Italia. Italia. Canada, sarà? Canada. Canada. Molto bene. Andiamo avanti con la parte degli aggettivi di nazionalità. Aggettivi. Nazionalità. Ok, cosa sono aggettivi di nazionalità? Aggettivi di nazionalità. Per esempio, molto bene, José. Per esempio, se una parola finisce con la lettera O, italiano, mi fa... Masculino. Bravissimo, José, mi fa capire che è mascolino, quindi che è un uomo, se è un hombre. Se io dico italiano, brasiliano, spagnolo, sono tutti masculinos, perché terminano con la lettera O. Muy bien, O, O, A, muy bien. Ya? Continuo. Se io dico italiana, brasiliana, Femminile. spagnola significa che parlo alla forma mascolina o femminina? Molto Femminile. bene, femminina. Ok? Quindi quando finisce no è mascolino, quando finisce na è Femminile. Femminile. molto bene. Anche qua c'è l'immagine della ragazza, buona ragazza, o italiana, brasiliana o spagnola. Estamos? Molto bene, molto bene. Molto bene. Ok. Adesso, cosa succede se io dico giapponese? Giapponese è solamente para l'uomo o para la mujer, mascolino o femminino? Femminino. No, 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 attenzione, giapponese, fíjense bien. Giapponese, pero Giappone. no termina ni con O ni con A. Entonces, si no termina ni con O ni con A, ¿será Ambos. masculino o femenino? Los dos, porque ¿Bravi? no hay ninguno. Molto bene. ¿Ya? Ci siamo, stai? Sì. Molto bene. Ok. Quindi, giapponese, non riferimos tanto al femminino come al maschilino, giapponese. Entonces, forma di riassumen. Se io, Giapponese. mi parola termina in o, masculino. Si termina in a, femminino. Si termina in e, può essere ambos, sia masculino che femminino. Ok? Per esempio, se io dico giapponese, da intendere giapponese. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Molto bene. Ok, molto, molto bene. Per esempio, se io dico italiano, femminino sarà Italiana. italiana. Io sono, io soy, che cosa? Italiano o italiana? Soy peruviana.
Ok, va bene. Ok, io sono peruviana. E tu cosa sei, José? Tu sei? Io sei peruviano. Io sono peruviano. Molto bene. E tu, Gael, tu cosa sei? Espera, ¿qué dice ahí? Tutti, queste Dice bandiere. peruviano. Bravissimo, Gael. Tu sei peruviano. Io sono italiana perché sono nata in Italia, o sea, io sono italiana, sì, perché nací allá, però también soy peruana perché mis padres son peruanos, quindi sono italiana e peruviana. ¿Naciste de verdad en Italia? Sì, in Italia, en la ciudad de Milán. Ah, ya, como la padula. Ajá, ecco, bravo José, come la Padula. Ok? Andiamo avanti, però io se sono del Brasile, io sono Brasiliano. brasiliana, e se sono mujer, voy a ser Brasiliana. molto Brasiliana. bene. Se io sono di Spagna, Español. mujer, Española. molto bene. Cinese, cinese mi riferisco a ambos, o sea, alla. A chi? Cinese? Amo. A ambos, quindi Dime. alla mujer y al hombre. Cinese, tu sei cinese. Y lo mismo vale por Japón, por japonés. ¿Ya? Io Ponese. sono giapponese, esattamente. Quindi para ambos, anche per inglese, los que viven nel Reino Unito, se dice que inglese. Inglese también es un idioma. Sí, que son los Inglés. inglés. Lo mismo es per canadese. Tú sei canadese, o sea, tú eres de Canadá. Canadá. Muy bien. ¿Y cómo se dice alguien que vive en los Estados Unidos? ¿Tú sei Americano. americano o sei americana? Americana. Molto bene, tu sei americano o americana? Molto bene, muy bien. Ok, ahí estamos, chicos. Sì. Perfetto. Sì. Molto bene, ragazzi, molto bene.